Questa notte abbiamo dormito vicini alla polizia, non che ce ne fosse bisogno, però ci hanno ospitato, quindi ci siamo messi qui vicino al marciapiede della loro entrata. Ecco la polizia di Vilcabamba che ringraziamo. Lì ci sono le montagne che dovremo attraversare per arrivare alla frontiera. Il tempo è un po' così, sono le 7, sto facendo gli ultimi aggiustamenti in preparazione della frontiera. Tutte le carte sono a posto, vediamo un po' che cosa ci aspetterà. Tra l'altro anche qui crescono i cespuglietti sui cavi dell'elettricità. Io non capisco come sia possibile. Oggi è l'ultimo giorno in Ecuador, adesso ci aspetta una lunga strada, dicono non sia delle migliori perché c'è un po' di sterrato per arrivare a questa frontiera col Perù, che è piccolina, quindi dovrebbe essere più semplice entrare, però non si sa mai, vedremo come andrà. Questo paesino ci è piaciuto tantissimo perché c'è una bella atmosfera. Non abbiamo purtroppo incontrato centenari, però abbiamo visto dei video e abbiamo visto che è un posto dove si vive tanto, soprattutto per il clima, perché è sempre temperato tutto l'anno, c'è l'acqua molto buona e mangiano cose molto salutari, quindi verdure fresche del posto. Ora stiamo finendo di preparare il van e siamo pronti per entrare nel prossimo paese. Cartello gigante con la scritta faia geologica. Vediamo un po' di che si tratta. Ah, ecco, inizia lo sterrato. Dopo circa un'ora di viaggio siamo arrivati nel paesino di Valladolid, che conterà sicuramente pochissime persone. Stiamo per passare un ponte un po' particolare, infatti ne stanno costruendo uno più grande perché questo è un po' vecchietto. Oh mamma, ma ci sono i buchi! Oh cavoli! Mamma mia! Guarda qua! Un'esperienza terrificante! Adesso abbiamo cominciato un tratto di strada dove praticamente la strada non è mai stata costruita. Quindi c'è da attraversare fiumi ed è abbastanza in pendenza. Adesso vediamo, mancano circa 60-70 km alla frontiera. Vediamo, speriamo di farcela per oggi. Praticamente c'è un campo di calcio in mezzo alla strada, cioè la strada fa parte del campo da gioco. Pazzesco. Siamo arrivati nell'ultimo villaggio ecuatoriano che si chiama Zumba, come lo sport che noi conosciamo. E siccome in Perù il diesel costa tantissimo, adesso dobbiamo rifornire il più possibile il nostro serbatoio perché la differenza è di circa 3 volte. Riempiamo tutto il possibile. Il diesel è finito, quindi il tentativo di risparmiare è fallito.
Visto che il diesel alla stazione di servizio arriverà nel pomeriggio e rischiamo di non riuscire a passare la frontiera perché poi ci sono sabato e domenica e non possiamo fare l'assicurazione perché è chiuso, vogliamo cercare di entrare oggi in Perù. Allora abbiamo trovato un signore che vende benzina e diesel, costa un po' di più, però sempre meno che in Perù, quindi andiamo da lui. Ecco, stiamo riempiendo la prima tanica. Adesso vediamo se ce ne dà ancora un po' per Nirvan. Métale bien, que tope abajo. Más alto. Cerchiamo di riempire il più possibile. Grazie al Signore che ci ha aiutato, siamo riusciti a riempire il serbatoio al massimo, anche se il diesel era finito nel paese. E adesso ci stiamo spostando verso la frontiera che è a soli 20 km. Sicuramente saranno in pausa pranzo, quindi dovremo aspettare un po'. Tra l'altro abbiamo comprato anche una tannica da 20 litri di diesel perché così risparmiamo ancora di più, visto che il prezzo dovrebbe essere in Perù di circa 1,35 € al litro per quanto riguarda il diesel. Siamo quasi arrivati alla frontiera e qua c'è un controllo. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Hacia el Perú? Sí. Sí. ¿Turista, no? Sí, sí, turista. ¿De a dónde se van del Perú? A Jaén. A Jaén. Jaén. ¿Y pasan a Brasil? No, vamos por Bolivia, Chile, Argentina. ¿Sí o no más? Buen Ah, viaje. ya, Gracias. gracias, Dopo 7 ore di viaggio e 100 km quasi di sterrato, siamo arrivati alla frontiera La Balsa, Ecuador-Perù. Non mi sembra una frontiera particolarmente pericolosa o difficile, perché ci siamo solo noi. Ah, eccoci qua. Il fiume è il confine naturale tra Ecuador e Perù. Veramente è stata un'avventura arrivare fino qua. È la prima volta che facciamo una frontiera di questo genere con una strada sterrata, infatti sembra di essere illegali in una frontiera inesistente, però dovrebbe esserci, non so dove. È lì, è lì. Eccoci qui. Mi sa che sono tutti in pausa pranzo. Aduana Ecuador. C'è anche un Perù. altro viaggiatore. Ah, qua. Proprio molto Buenas. informale. Veramente informale, cioè ci siamo solo noi e un'altra moto. C'è anche un hotel. Veramente, veramente tranquilla questa frontiera. Ci siamo solo noi e questa moto brasilegna. Mi sembra che il pilota sia del Regno Unito. Aquí migración, Sì, sí? migración. Ah, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos damos cinco, ¿cierto? Es en su pasaporte. Sí. Abbiamo fatto l'uscita, siamo ufficialmente fuori dall'Ecuador, adesso manca il nostro Nirvan che è qua dietro.
Purtroppo ci sono problemi perché non c'è internet, quindi si cerca una soluzione con WhatsApp. Questa qui è la dogana equatoriana, che sembra più un negozio, un piccolo supermercato. Dentro sembra di stare tra amici, infatti stiamo parlando, stiamo chiacchierando. Quindi cancelliamo il permesso di importazione. Anche l'uscita del nostro veicolo è stata fatta, adesso procediamo all'uscita dell'Ecuador e entriamo sul ponte internazionale di La Balsa per entrare a Perù. C'è questa sbarra, eccoci qua. Ponte, l'unico pezzo d'asfalto. Ah no no no, forse comincia l'asfalto. La bandiera del Perù, eccola qua. Qui però la sbarra è chiusa, quindi mi sa che o non ci accettano oppure dobbiamo andare a chiedere informazioni. Buenas tardes. Migración acá. La vuelta. Antes migración, sí. Ya, gracias. El carro está acá, sí. Tranquilo. Gracias. Ingresso a Perù fatto in 5 minuti, adesso andiamo alla dogana e vediamo quanto ci tarderemo per far entrare Nirvan, che ci aspetta lì ancora al ponte. Da che paese sei veicolo? D'Italia. Siamo peruviani per 90 giorni. In appena 10 minuti abbiamo fatto i timbri sul passaporto e il permesso per questo grande ducato che sta per toccare i suoi primi metri in Perù. Andiamo, va? Non ci hanno neanche controllato il van, è stato veramente veloce, forse la frontiera più veloce, a parte all'inizio, ma hanno avuto un po' di problemi perché forse erano a pranzo dall'altra parte. Adesso aspettiamo che ci aprano il cancello ed ecco che facciamo il nostro ingresso in Perù. Grazie. Grazie. Eccoci qua, la dogana più veloce di sempre, primi chilometri del suolo peruviano. Questa sarà una nazione dove passeremo molto tempo perché le cose da vedere sono infinite e il Perù è grande quanto la Colombia e l'Ecuador messi insieme, quindi staremo un po' di tempo. Questa è la nostra prima notte in Perù. Ieri sera abbiamo guidato dopo la frontiera circa 40 minuti per arrivare in questo villaggio che si chiama Flor de la Frontera. Era segnato sulle nostre mappe e quando siamo arrivati abbiamo chiesto ovviamente il permesso per dormire e poi ci siamo fermati stanchi dopo 8 ore di viaggio di fila. E pensate che abbiamo coperto una distanza di circa 100 km in linea d'aria per 200 km di strada. Ci siamo posizionati qui al lato di questo campo da calcio. Ieri poi ne abbiamo approfittato per fare le schede telefoniche dove ci hanno chiesto persino l'impronta digitale e oggi abbiamo una missione veramente particolare per evitare di avere problemi con la polizia peruviana, perché nella frontiera in cui siamo passati non vendevano l'assicurazione, quindi al momento siamo senza l'assicurazione, che qui in Perù è obbligatoria. Mentre per quanto riguarda gli altri costi, tipo il permesso di importazione del veicolo e i nostri visti, non abbiamo dovuto pagare niente, anzi sono stati veramente gentili e veloci. E per la prima volta non hanno né controllato il numero del telaio del van e né hanno controllato cosa portavamo. Buenas. Non so cosa stia portando questa signora, ma deve essere davvero pesante.
E queste sono le case del villaggio Flor della Frontiera. E il bello di queste case, che sono realizzate con mattoni di terra essiccati, è che praticamente in questa hanno verniciato il nome del futuro presidente, utilizzando la facciata come manifesto elettorale. Qui hanno messo i semi del cacao su questi enormi tappeti neri ad asciugare. Buona. E il coco a quanto lo tiene? Il coco? Sì. Come? Dos soles. Dos soles? Sì, uno per favore. Sì, è o là. Che significa? Del refri. Ah, del refri mio, sì. Grazie. Guardate gli ananas, sono leggermente diversi da quelli che conosciamo. E hace también su jugo de ananas, de piña. De piña, de naranja. Y un jugo de ananas, de piña, por favor. Sì. De che parte son? De Italia. Ah, de Italia. Sì. Cruzamos ayer la frontera. Pues por eso no se entiende. Sí, entendemos todo. ¿Hablas español? Sí, 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 sí. Descanso, vete. Bueno, ya, descansamos. Si no pudiéramos entendernos. La ragazza ci sta preparando il succo di ananas, è bravissima, guardate che bel succo. E questo è il macchinario. Un po' di pigna. Jugo di pigna fresco. Adesso provo questa marmellata di papaya che è conservata in questa foglia di platano. Vediamo un po'. Questo è come si conserva la marmellata praticamente, di papaya. Siamo senza assicurazione, mannaggia. Andiamo a vedere che succede. Buenos días. Buenos días. Michel Pérez de Salvador. Calma, ¿dónde van? ¿Dónde van? Vamos a Jaén. Sí. ¿Paseo? Sí, turista. Sí. Cuídense. Manejen con cuidado. Yeah. Ok, gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Fantastico. Meno male, meno manco male. Manco chiesto i documenti. Perché abbiamo sentito di qualcuno che non aveva l'assicurazione e quindi la polizia chiedeva un po' di soldi e allora non volevamo incappare in questa situazione. Gentilissimi, bravi poliziotti peruviani, andiamo a prendere l'assicurazione. Intanto ci siamo fermati a fare il carico di acqua in questo distributore peruviano. Questo è uno dei primi dopo la frontiera e il prezzo veramente caro della benzina, circa 3 volte di più rispetto all'Ecuador. Infatti non so se si leggono, ma qui ci sono i prezzi e vendono la benzina da 84, 90 e 95 ottani a 3 prezzi differenti. Più o meno siamo su 1,40 euro al litro di tutti e 3 i combustibili. Ed eccoci a Aen, prima città del Perù. Sicuramente è una città pienissima di questi mototaxi che trasportano le persone ovunque. Ora siamo arrivati al SOAT, in pratica il posto dove faremo l'assicurazione per il van. Abbiamo già mandato la richiesta per WhatsApp e adesso andiamo a pagare. Lo vuoi assieme per qua e lì? Ecco la nostra assicurazione. È praticamente un foglio di carta stampato solo con un numero. E mi sembra che l'abbiamo pagata 40 euro per 3 mesi, quindi circa 13 euro al mese. Non male. Thank you.
eravamo in viaggio, ma abbiamo visto il fiume cambiare colore, è diventato da azzurro a rosa, quindi ci siamo voluti fermare perché è pazzesco, veramente i paesaggi sono molto belli, abbiamo fatto pochi chilometri, siamo entrati da poco, ma secondo me è un paese veramente fantastico dal punto di vista naturalistico. L'unica cosa, purtroppo, stiamo vedendo che c'è tanta spazzatura rispetto a molti altri paesi che abbiamo visto finora. Qua ce n'è veramente tanta. Ed ecco il fiume che ha preso questo colore. Pochi chilometri prima era di un colore azzurro e sullo sfondo ci sono delle montagne bellissime. Siamo praticamente in una zona un po' più desertica rispetto a prima, circa 400 metri di quota. E il problema è, come diceva Serena, che in ogni angolo della carrettera c'è spazzatura di ogni tipo. È un peccato perché il panorama è bellissimo. Potrebbe essere un bellissimo mirador perché c'è un panorama che non si vede spesso, però c'è questo problema qui. Vorrei tanto mandare il drone, ma c'è un vento pazzesco, quindi lasciamo perdere. Vi facciamo vedere adesso la commistione tra le due acque.